Ciao amici e ben ritrovati sul nostro canale YouTube Huawei P Smart, l'ennesimo medio gamma di carattere della serie P di Huawei. Ma non sono mancati gli aspetti che mi hanno fatto storcere il naso. Lo andiamo a scoprire insieme nella nostra recensione completa dopo la sigla. Il design di questo P Smart segue un nuovo trend che sta caratterizzando gli ultimi dispositivi di casa Honor e Huawei. Il peso è contenuto e si tiene molto bene in mano, nonostante i materiali lo rendano molto scivoloso, ed i bordi curvi facilitano l'ergonomia nell'uso di una sola mano. L'entusiasmo alla vista del display full view di questo P Smart è scemato poco dopo averlo visto nella parte posteriore. Infatti la scocca in alluminio è interrotta da due antiestetiche parti in plastica in corrispondenza delle antenne, che oltre a ricordare quelle dei passati dispositivi Xiaomi, vanno a diminuire l'appeal premium del dispositivo. Esteticamente parlando non si può dire che sia brutto, però al posteriore si sarebbe potuto optare per una soluzione più in stile Honor 7X e V10. Sul bordo destro è presente il bilanciere del volume ed il tasto di accensione e spegnimento, e sul sinistro il carrellino per la SIM e per la microSD. Superiormente notiamo un microfono per la soppressione dei rumori ambientali ed inferiormente il secondo no di questo dispositivo, la porta microUSB, unitamente a un jack da 3,5 mm, un microfono e l'altoparlante di sistema. Sì, effettivamente mi sarei aspettato una porta USB di tipo C per un dispositivo nato all'inizio di questo 2018. Posteriormente, come già anticipato, il design ricalca quanto già visto con gli ultimi dispositivi del brand asiatico. Doppia fotocamera a rilievo, flash LED e un impressionante lettore di impronta. Ecco, forse l'avrei messo un centimetro più in basso per essere individuato più facilmente. La parte frontale di questo P Smart è bellissima, le cornici non sono particolarmente ampie, in quella superiore è presente la sensoristica, il LED di notifica e la capsula auricolare. Ma il vero protagonista è lui, questo display full view da 5,65 pollici. Si tratta di un IPS Full HD Plus da 427 ppi, con ottimi angoli di visione, buoni contrasti ed una riproduzione abbastanza fedele. Unico appunto, una luminosità forse non proprio altissima. Bene anche il comparto fotografico, caratterizzato da una soluzione dual camera 13 più 2 megapixel con f2.2 e sensore CMOS BSI. Gli scatti in condizione di buona illuminazione ambientale convincono, mentre sembra soffrire, e non poco, all'abbassamento della stessa, causando spesso scatti mossi e poco nitidi. Poco a dire sul software, ormai la Emotion UI la conosciamo molto bene, arriva su questo P Smart alla versione 8.0 basata su Android Oreo. Le personalizzazioni sono le classiche che abbiamo visto nei recenti dispositivi Huawei, permane l'app temi, benessere e l'ottima gestione telefono. Tutto gira divinamente, merito dell'ottimo lavoro di ottimizzazione e dell'ormai collaudatissimo hardware di cui è dotato. Il Kirin 659 e 3 GB di RAM di DDR3 spingono questo P Smart senza problemi anche nel gaming più spinto, non mostrando cedimenti nemmeno con Real Racing 3. Ho elogiato le ottime prestazioni in base al prezzo di questo Huawei P Smart, ma questo comporta inevitabilmente delle rinunce, ed è questo il caso dell'autonomia. La batteria 3000 mAh è spesso poco sufficiente a chiudere una giornata di uso normale, mentre non supera l'ora di cena se usiamo un po' di più. Promossa la ricezione e l'audio in capsula, un po' peggio invece l'audio, che risulta piatto e privo di bassi, e anche dal volume non troppo elevato. Insomma, questo P Smart è un ottimo dispositivo, non esente dai suoi se e dai suoi ma in grado di competere ottimamente nella fascia di prezzo dei 250€. Io vi ringrazio per averci seguito, e qualora questo video vi fosse piaciuto potete farcelo sapere con un bel mi piace o con un commentino qui sotto. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al nostro canale e di cliccare la campanellina per attivare le notifiche ai nostri video. Io vi saluto, ci vediamo qui su Tecnoandroid al prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò.